Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Torniamo a parlare delle discoteche perché il TAR del Lazio ha deciso resteranno chiuse. Avevano fatto ricorso i gestori, ha detto no proprio alla richiesta di riaprire le discoteche. La decisione è arrivata domenica sera dal governo dopo l'aumento dei contagi. Il TAR del Lazio nell'ordinanza spiega anche che la natura dei danni ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente. Intanto ci sono i gestori che dichiarano fino al 7 settembre staremo chiusi, ora proliferà l'abusivismo. Parlano di feste private già organizzate, cioè loro dicono, i giovani se non vanno in discoteca organizzeranno delle feste. Intanto oggi ci sarà un altro incontro tra la SILB FILP, cioè l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento, che farà un punto con il governo proprio sugli aspetti economici, perché ora si tratta di parlare anche di questo. E, non è vero, a questo proposito, dice l'associazione, che il ministro ha garantito 30.000 euro per ogni discoteca, come comparso oggi almeno su alcuni giornali. Il no al ricorso comunque non è letto completamente in modo negativo dai gestori, anzi c'è una parziale soddisfazione, dicono, perché è vero che la tutela della salute è stata ritenuta prevalente nella decisione di lasciarle chiuse, ma è stato anche riconosciuto il danno subito, motivo per cui il giudice monocratico ha rimandato la decisione finale a quello collegiale per il 9 settembre, come vi ho detto. Quindi insomma ancora tutto aperto, però per ora il TAR del Lazio ha detto no alla riapertura. E stamattina Chiara Valentini è andata per Firenze e i giovani che ha incontrato gli ha chiesto un po' come la pensano. Sono ragazzi che stanno visitando una città d'arte, non è diciamo la voce totale dei giovani, sicuramente ci sono anche quelli che sono dispiaciuti, ma intanto sentiamo che cosa hanno detto a Chiara Valentini. Che ne pensi della decisione del governo di chiudere le discoteche? Allora, penso che in discoteca è normale che si balli tutti quanti vicini, perché discoteca vuol dire questo, quindi è inutile anche lamentarsi dei giovani che ci vanno, secondo me, quindi o era da non aprire direttamente, perché era no prevedibile, qualcosa di più lo prevengo io che ho 22 anni, figurati un comune. No, non... Non ne pensi niente? No, non chiedete a me. Tu? Ma mi sembra una decisione... cioè giusta, intelligente, perché comunque con le discoteche aperte c'è più possibilità di contagio eccetera, e tante persone magari irresponsabilmente ne approfittano. Tu sei mai andata in questi mesi? No, in questi mesi mai. Boh, non so cosa dirti, le hanno fatto bene perché se no il virus secondo me si continua a espandere. Giustissima, assolutamente giustissima, anche perché si crea una calca inutile e purtroppo il coronavirus c'è ancora, c'è stato, probabilmente continuerà anche i prossimi mesi, quindi sono assolutamente d'accordo, nonostante fossimo appunto giovani. Mai andato in questi mesi in una discoteca? Assolutamente no, assolutamente no, proprio perché non mi sembra il caso, ecco. Siamo proprio a favore noi. Noi siamo a favore. Sì. La chiusura? Sì, certo. Non dovevano neanche riaprire? Ci sono altre attività più importanti a cui va data precedenza, secondo me. Poi dipende da ognuno di noi, dalla vita che conduce ognuno di noi. Siete mai stati in discoteca in questi mesi? No. Che effetto vi ha fatto? Università, scuole chiuse e discoteche aperte? È brutto, cioè fa capire che l'Italia non va molto bene se aprono le discoteche e chiudono le scuole. Comunque una Vox che propone molti spunti di riflessione. Restiamo a Firenze, andiamo in Santo Spirito per parlare di cattiva movida. I comitati cittadini hanno fatto un esposto la notte purtroppo, e non solo la notte, perché stamattina mentre la nostra troupe era lì che stava facendo le interviste, una persona, non era un giovane, che stava bevendo, si è fermato all'angolo della basilica per fare la pipì. Quindi insomma la maleducazione è imperante, ma la notte si trasforma veramente in una terra di nessuno. Guardate che testimonianza ha raccolto Chiara Valentini. Lei abita nell'Oltrarno da sempre. Sì. Cosa è cambiato negli ultimi anni per quanto riguarda la movida? Ma praticamente niente,
però diciamo da dopo la quarantena, quindi alla fine di maggio fino adesso, se abbiamo visto un incremento di atti vandalici. Cosa succede qui la sera e nelle tarde ore della notte? Allora, qui praticamente diciamo questo lato, la parte laterale della basilica viene presa in ostaggio da un numero considerevole di ragazzi giovanissimi, forse addirittura minorenni, che occupano tutta questa parte. È praticamente una discoteca a cielo aperto fino alle prime luci dell'alba. Atti vandalici, cori da stadio e poi usano diciamo, le strade laterali prospicienti alla basilica come un orinatoio. Questo è sempre successo, devo dire. Io abito qui da 11 anni e prima stavo in piazza, quindi conosco benissimo le criticità di questa zona. Ma ultimamente il fenomeno è massiccio, è imponente, ci costringe a stare con le finestre chiuse per il puzzo, anche perché queste strade non vengono assolutamente sanificate da aria. Lei ci ha proprio inviato una foto con alcune bottiglie scattata domenica sera alle 7, bottiglie sul muretto, significa che erano lì da sabato sera probabilmente. Esattamente, sì, io ero scappato come spesso faccio durante questi fine settimana infernali. E quando siamo tornati alle 7 di sera ci siamo ritrovati la strada con tutte queste bottiglie, ma è un fenomeno che succede spessissimo, anche bottiglie rotte per la strada. I controlli sono aumentati, ci sono stati però casi in cui anche pochi agenti di fronte a masse di giovani sul sagrato della Basilica poco hanno potuto fare. Quali potrebbero essere le soluzioni secondo voi? Avete presentato un esposto in procura e avete anche presentato delle proposte all'amministrazione? Allora, noi puntiamo su tetto di vendita da sport di alcol. Dopo l'ultimo decreto del comune del divieto di vendita, però soltanto legata ai mini market dopo le 8, ma questo ci sembra abbastanza banale, non risolve assolutamente niente. Tutti i locali devono vendere alcol soltanto all'interno del loro dehors, all'interno del locale stesso, quindi il divieto di asporto e soprattutto le sanzioni, cioè il divieto veramente di urinare. Io sinceramente da residente, da cittadino, da fiorentino provo una grande tristezza rispetto al fatto che noi appunto residenti inascoltati, perché sono mesi e mesi che scriviamo al sindaco, agli assessori preposti, segnalando la situazione, mandando denunce, esposti e nessuno dice niente, e adesso dopo questo esposto collettivo il sindaco ci vuole incontrare, ma mi sembra triste che un'amministrazione non faccia niente, che un cittadino completamente evaporato dei suoi diritti debba rivolgersi alla Procura della Repubblica per far rispettare delle regole, delle norme che comunque sono quelle del quieto vivere, del diritto al riposo. Immagini desolanti, è una dichiarazione effettivamente che fa pensare. È una bambina di 4 mesi, è morta nella notte tra sabato e domenica al Meyer di Firenze, dove era ricoverata da alcuni giorni a causa di una meningite fulminante. Era stata ricoverata, secondo quanto accertato dai sanitari del Meyer, sarebbe stata in contatto con un batterio molto comune che di solito non è aggressivo né dannoso, ma in questo caso purtroppo ha provocato la morte della bambina. Non si tratterebbe dunque di un'infezione batterica da meningococco e quindi contagiosa, e non è necessario fare la profilassi ai contatti stretti. I funerali della piccola si sono svolti lo scorso lunedì. E una bambina di 4 anni è stata morsa al volto da un cane di razza Akita, sfuggito al controllo di due giovani che lo stavano portando a passeggio, i quali, nonostante le richieste della madre della piccola, hanno poi evitato di lasciare le proprie generalità e si sono allontanate. È successo qualche giorno fa a Barberino del Mugello. Una settimana di prognosi per la bambina per le ferite riportate, ma i carabinieri hanno rintracciato i due giovani, un 24enne del Mugello e una ragazza molisana, che sono stati denunciati per lesioni personali e anche multati insieme al proprietario dell'animale per il malgoverno del cane, per non averlo tenuto come dovevano.
Ci sono stati controlli ieri in tutta Italia nelle RSA e due residenze per anziani sono proprio finite nel mirino dei NAS in Versilia. Vediamo. Due RSA della Versilia sono finite nel mirino dei carabinieri del NAS che hanno ispezionato in totale 265 strutture in tutta Italia. Di queste 51 presentano irregolarità, quasi una su 5. Secondo i militari del NAS di Livorno, le case di riposo in questione, una di Camaiore, l'altra di Pietrasanta, avrebbero ampliato abusivamente la capacità ricettiva per numero sia di ospiti complessivi che di persone non autosufficienti rispetto alle autorizzazioni rilasciate dai comuni sulla base degli spazi e del personale addetto alle cure e all'assistenza, violazioni di tipo amministrativo che sono state contestate ai gestori. Dal monitoraggio nelle 265 strutture, i carabinieri hanno riscontrato anche situazioni penalmente rilevanti. Sono state deferite all'autorità giudiziaria 14 persone addette al settore, in particolare gestori delle strutture e operatori. I militari hanno accertato nello specifico episodi di mancata assistenza e abbandono degli anziani, in particolare quelli non autosufficienti, ma anche casi di gravi carenze igieniche nelle strutture. Ulteriori infrazioni penali hanno riguardato l'esercizio abusivo della professione sanitaria con l'uso di titoli professionali falsi tra infermieri e operatori socioassistenziali e la presenza di personale privo di adeguata preparazione. E nuovi accertamenti di Arpat sul fiume Greve. Dopo l'incendio avvenuto lo scorso 11 agosto all'azienda Silo, siamo a San Bartolo a Cintoia, proprio alle porte di Firenze, proprio in attesa siamo di eventuali presenze di sostanze tossiche in acqua. Sono stati fatti altri prelievi. E il maltempo di ieri è arrivato soprattutto nella provincia di Lucca. Un fulmine, pensate, ha squarciato un grande plafono proprio sulle mura della città di Lucca, vediamo. Niente, stavo facendo un video a questa bellissima giornata di sole e ho sentito questo rumore, mi sono un po' spostato e ho visto l'albero venire giù, basta, tutto lì. Non sapevo se ci fosse qualcuno sotto, fortunatamente no, però c'era gente che camminava. Uno schianto tremendo, proprio al culmine della bomba d'acqua che ha colpito Lucca intorno alle 10 di mattina, quando un fulmine ha centrato un platano sulle mura, spezzando un ramo di 20 metri. Miracolosamente nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale che ha provveduto a isolare la zona in attesa della ditta specializzata che ha tagliato l'enorme ramo che occupava l'intera sede stradale e ha verificato che non ci fosse il pericolo di nuovi crolli. Il fulmine ha attraversato l'albero lungo tutta la sua altezza, scaricando a terra e staccando la grossa branca, delle dimensioni di una pianta adulta, che è rovinata sul selciato, provocando danni all'asfalto e a una panchina. Successivamente, l'agronoma Letizia Cipresso ha effettuato un sopralluogo. La pianta, che rientrava tra quelle monitorate, presentava sul tronco evidenti segni della scarica del fulmine. Il legno, infatti, praticamente era scoppiato. Dopo questa prima fase di messa in sicurezza dell'area, il platano sarà sottoposto a tomografia, che dovrà dare conto delle condizioni interne della pianta. In particolare, si dovrà capire se la scarica elettrica del fulmine ha provocato anche degli squarci invisibili all'occhio, che però minerebbero la stabilità dell'intera struttura arborea. Sulla base della risultanza della tomografia, gli agronomi valuteranno se sia necessario ricorrere all'abbattimento della pianta, nel caso in cui essa abbia perduto il fattore sicurezza, o se invece sia possibile mantenerla e consolidarla. E ora andiamo nella provincia di Grosseto per il videomapping al San Rocco Festival. Videomapping d'autore al San Rocco Festival, Moby Dick o La Balena, nuova creazione di Roberto Abbiati. Roberto Abbiati, regista, attore, disegnatore, si è già cimentato con Moby Dick in questo spettacolo teatrale e i disegni di Abbiati sono riuniti praticamente in un catalogo che è edito da RRD, Roberto Ricci Design. Ci sono i miei disegni. È una specie di canovaccio tratto dal Moby Dick. C'è un musicista che improvviserà, ci sono dei tecnici che hanno fatto un lavoro bellissimo per valorizzare la fortezza, ci sono, insomma, siamo in tanti che abbiamo lavorato e quindi presentandolo per la prima volta noi non sappiamo che cosa viene fuori questa mistura. Io diciamo così che ho preso
tutte queste componenti le ho buttate in un pentolone, ho girato e adesso vediamo cosa salta fuori. Siamo tutti dei professionisti, quindi siamo abbastanza sicuri di quel che abbiamo fatto. Abbiati dunque ha firmato la drammaturgia, operando anche una riduzione del testo, il pianista invece Angelo Comisso. Il live mapping è stato curato da Davide Della Pietra, Davide Fatemi e Valerio Volpi di Cantiere 4. Ideazione e regia Giorgio Zorcu. Abbiamo voluto pensare al 16 agosto a San Rocco, perché oggi è San Rocco e a Marina San Rocco di solito si fanno i fuochi d'artificio che quest'anno li hanno proibiti, per cui mi sono chiesto cosa potevo fare per, come dire, dare un piccolo rimedio, per cui inventandoci qualcosa di pop, di popolare. E a me è piaciuta sempre molto questa formula del videomapping, no? In un edificio che viene preso come schermo di invenzioni grafiche, però non mi è mai piaciuto anche una sorta di compulsività grafica, no? Che di continuo senza nemmeno una traccia narrativa. E allora grazie a Roberto Ricci Design insieme ci siamo messi a pensare a un live mapping poetico sulla storia di Moby Dick, usando le immagini di Roberto Abbiati e animandole. Ho chiamato Angelo Comisso, che è un pianista triestino con cui lavoro ormai da 13 anni, a fare la musica dal vivo, e per fare un qualcosa, diciamo, di diverso e però per sfruttare questa potenza immaginifica che ha il live mapping. E oggi arriveranno decisioni importanti per quanto riguarda la scuola, sull'uso della mascherina, ma non solo, proprio per non prendere, per non farsi trovare impreparati per settembre, ma maggiori dettagli ve li daremo nel nostro telegiornale questa sera. Io vi ringrazio per averci seguito, mi fermo qui, buonasera, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.